James Jamie Dornan è un attore, supermodello e musicista nordirlandese. Jamie Dornan cresce a Belfast, Irlanda del Nord, ha due sorelle più grandi, Liesa, che lavora per la Disney a Londra, e Jessica, una stilista di moda con sede a Falmouth, in Inghilterra. Suo padre è un ginecologo, il professore Jim Dornan. Dornan perse la madre Lorna quando aveva 16 anni, a causa di un tumore del pancreas. È pronipote dell'attrice Greer Garson, sua bisnonna. Ha frequentato il Methodist College di Belfast dove fa il primo incontro con David Alexander con cui fonderà i Sons of Jim nel 2002, fino al 2008, e successivamente un'etichetta discografica, la Doorstep Records. Ha frequentato l'Università di Teesside che ha però lasciato per dedicarsi allo sport, ma non ottenendo successo, e si trasferisce a Londra per intraprendere la carriera di modello per la Select Agency. Inizia la sua carriera come modello, ottenendo in breve tempo le copertine di varie riviste quali GQ, Esquire, Elle, Glamour, Interviews, Variety, In Style, Men's Health, The Sunday Times, Numero, Icon, Details, Attitude, Arena Home e varie. Diventa testimonial dei brand Calvin Klein, Diesel, M&M, Ermenegildo Zegna, Hogan, Giorgio Armani, Desigual, Gap, Levi Strauss, Hugo Boss, Christian Dior, Abercrombie & Fitch, John Richmond, Dolce & Gabbana, Zara e Banana Republic. Ha lavorato con i fotografi Bruce Weber e Terry Richardson. Come musicista ha supportato, insieme ai suoi Sons of Jim, la cantante Kathy Tunstall nel suo tour. Nel 2003, su un set fotografico, ha incontrato l'attrice inglese Keira Knightley che l'ha presentato al suo agente e al PFD portando al giovane modello i primi ruoli cinematografici. Nel 2006 debutta al cinema recitando in Marie Antoinette di Sofia Coppola, interpretando il seducente conte svedese Hans Axel von Fersen. Nel 2008 lavora in Shadows in the Sun, in cui recita al fianco di Jan Simmons. Nel 2011 ha partecipato alla serie televisiva C'era una volta, interpretando il ruolo del cacciatore di Biancaneve. Nel 2012 recita nella serie drammatica irlandese The Fall, caccia al serial killer, nei panni di Paul Spector, un serial killer che terrorizza Belfast. Viene nominato ai BAFTA come miglior attore nel 2014, vince il premio di Stella Emergente e miglior attore all'Irish Film and Television Awards. Il 24 ottobre 2013 viene annunciato che interpreterà Christian Grey nella trasposizione cinematografica del libro 50 sfumature di grigio, sostituendo Charlie Hunnam ritiratosi qualche giorno prima. Il film viene diretto da Sam Taylor Johnson, recita accanto a Dakota Johnson. Per prepararsi a questo ruolo si è sottoposto ad esercizi fisici, ha imparato a fare nodi, a usare la frusta e le fibbie ed è andato a vedere una sessione di BDSM in un dungeon. Nel 2015 avrebbe dovuto essere nel cast della commedia Il sapore del successo, nel ruolo di un cuoco accanto a Bradley Cooper, ma le sue scene sono state tagliate nel montaggio finale. Nel 2016 è protagonista del thriller psicologico The 9-17 Life of Louis Drax, diretto da Alexandre Aja, e del thriller storico Anthropoid con Cillian Murphy, basato sulla vera storia dell'operazione Anthropoid. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Carla Viveri International Film Festival il 1 luglio 2016. Inoltre viene diretto da Richie Smith nella pellicola La battaglia di Shadatville, in cui interpreta un ufficiale irlandese, Patrick Quinlan, alla guida di un battaglione di 150 uomini che nel 1961 furono assediati da 3.000 soldati congolesi.
nel febbraio 2017 e nel febbraio 2018 torna a vestire nuovamente i panni di Christian Grey, nei rispettivi sequel 50 sfumature di nero e 50 sfumature di rosso. Entrambi i film sono stati girati in contemporanea e diretti da James Foley. Nel 2017 entra nel cast di un Untogether, nel ruolo di un giovane medico divenuto famoso per avere scritto un libro d'amore che si svolge a Gaza. La pellicola è stata trasmessa in anteprima al Tribeca Film Festival, nell'aprile 2018. Nel mese di novembre interpreta Will Scarlet in Robin Hood, L'origine della leggenda, diretto da Otto Bathurst. Inoltre interpreta Paul Conroy nel biografico A Private War, adattamento cinematografico dell'articolo Marie Colvin's Private War, uscito nel 2012 su Vanity Fair, scritto da Marie Brenner. La pellicola narra la storia vera della giornalista Marie Calvin, corrispondente di guerra e simbolo del giornalismo mondiale. Nel mese di novembre è tra i protagonisti della miniserie in 3 puntate The Ten Nightingales, ambientata alla fine dell'Ottocento nelle campagne di Fermanagh, nell'Irlanda del Nord. Nel 2019 entra nel cast della miniserie Dottore Death. Nel 2009, assieme all'attrice Eva Mendes, è il volto della campagna di intimo di Calvin Klein, per la linea CK Underwear autunno-inverno 2009-2010, e quella Calvin Klein Jeans primavera-estate 2010. Nel febbraio 2015 viene eletto dalla rivista Glamour UK l'uomo più sexy dell'anno, nel settembre 2018 viene scelto come testimonial del profumo de Saint di Hugo Boss. È stato fidanzato dal 2003 al 2005 con l'attrice Keira Knightley. Nel 2013 ha sposato Amelia Warner. La coppia ha 3 figlie. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Jamie Dornan è stato doppiato da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.